Bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Ci siamo allenatori! Nelle scorse settimane avevamo già qualche info a riguardo, ma ora è definitivo! Ecco qua, finalmente, la quinta generazione! Ma prima di vedere meglio i dettagli sul sito ufficiale di Pokémon GO, ho qualche uovo pronto alla schiusa e chissà mai che ci spunti fuori uno shiny regionale all'ultimo momento. Ed eccoci qua allenatori, sono entrato in game e come primo uovo abbiamo questo qua da 10 km. Andiamo, let's go! Dai, 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 fortuna a noi, anche da quelle da 10 km, Feebas, potrebbero uscirci shiny, eh? In questo caso ci è andato maluccio, sei molto male perché questo Feebas fa anche molto schifo. Ecco qua quelle che ci interessano, 7 km, andiamo, bam bam bam, dai 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 dai. Vabbè, vabbè, vediamo, 2 stelle anche lui, via. La prossima, eccola qua, dai, tanta fortuna! Oh oh oh! Vediamo ragazzi, verde, lo voglio verde! Dai Mr. Mime, dai! Buono, 15 di attacco, questo lo teniamo lì e lo valutiamo poi meglio. Ne abbiamo un'altra, ora non so esattamente se erano 9. Andiamo! Let's go! Tic tac! Un altro Mr. Mime normale, ragazzi, normale! Ho paura che mi rimane solamente il Tauros Shiny. Speriamo di no, vediamo cosa troviamo. Qualcosa di buono deve esserci! Tauros normale, normale! Buono Tauros, ma... 2 stelle. Teniamolo perché è un regionale che non spunta qui da noi. Vediamo questo, adesso ho perso anche il conto, non so se siamo alla quinta o sesta. Dai, 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 dai! Shiny regionale a noi! Un altro Tauros! Dannazione! Sempre normale! Questo invece un 15 in punti salute. Teniamolo sempre lì. Dai, siamo verso la fine, ragazzi, aiutatemi, datemi la forza. Olè. Un altro Tauros normalissimo. Normalissimo. Almeno un 100, potresti darmi almeno un 100, invece no. Non so se... Siamo all'ultima o penultima, mi sembra, eh? Dai, 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 dai! Dai, dai! Farfetch normale, anche lui! Un bel Farfetch shiny, però io voglio Mr. Mime. Anche in quelli selvatici che incontro in giro ho sempre cliccato, ma niente di buono. Ne abbiamo ancora ragazzi, ce n'è ancora, dai, questa è quella buona, me lo sento, let's go! Ammazza che schifezza, almeno fosse stato, questo cos'è, un 98 ragazzi, un bel 98, ma... lo teniamo lì, stiamo a vedere e sono terminate, è andata abbastanza male, dannazione ragazzi, è andata proprio uno schifo questa schiusa uova da 7 km, ho paura che dovrò accontentarmi del bellissimo Tauros Shiny, ma d'altronde almeno qualcosa lo abbiamo trovato. Ma d'altronde, chissà, nei prossimi giorni uscirò a fare qualche cattura, come sempre,
e magari spawnerà un Mr. Mime e sarà proprio lui il prescelto Shiny. Pensiamo positivo, allenatori, dai! E allora adesso, ragazzi, dopo questa bellissima schiusa, andiamo a vedere la news della quinta generazione. Nel mondo di Pokémon Go arrivano i Pokémon originari della regione di Unova. Allenatori, più di 3 anni fa il vostro viaggio in Pokémon Go ha avuto inizio con i Pokémon originari della regione di Kanto ed è proseguito con l'incontro di centinaia di Pokémon delle regioni di Johto, Hoenn e Sinnoh, tra lotte, raid e ricerche completate. Ora il momento di incontrare i Pokémon originari della regione di Unima è vicino. Preparatevi a incontrare nuovi amici e i Pokémon presenti in Pokémon Nero e Pokémon Bianco in arrivo su Pokémon Go più tardi. La traduzione qui, ragazzi, come sempre lascia un po' a desiderare ormai. Non so chi cavolo traduce queste cose, però almeno Niantic, con tutti i soldi che hai, prenditi un buon traduttore, una buona persona che traduce dall'inglese all'italiano. Vabbè, tralasciamo un po' questa parte, allenatori. Caratteristiche: Sneevee, Tepig, Oshawott, Patrat, Lillipup, Purloin, Pidove, Blitzel e altri Pokémon selvatici originari della regione di Unova sono ora disponibili. Scusate ragazzi per la pronuncia, ma io purtroppo a Pokémon Nero e Bianco non ho giocato, quindi non so nemmeno in cosa andiamo incontro. E quindi Spark si è impegnato molto nel camminare e incubare uova per la sua ricerca e ha scoperto che i seguenti Pokémon hanno iniziato a schiudersi dalle uova. E vediamo ora quali uova, ragazzi. Nelle uova da 2 km possiamo trovare Patrat, Lillipup, Purloin e Pidove, che non so chi cavolo sono, ragazzi, magari vi metterò qui a fianco una loro immagine, così almeno da identificarli. Invece nelle uova da 5 km possiamo trovare Sneevee, Tepig, Oshawott, Blitzy, Dribblur e Fungus. Qualcosa mi dice che Sneevee, Tepig e Oshawott, presumo, siano gli starter, i 3 starter di inizio gioco. Speriamo sia così, che non ho detto una fesseria. Andiamo a vedere invece quelle da 10 km e possiamo trovare Ferrossid, Klink, che, attenzione, lo possiamo poi trovare in forma Shiny, ragazzi, quindi anche lì andiamo a schiudere, sempre che le troviamo, tante uova da 10 km. Dopo abbiamo Litwick, Golett e Deino. E questi qua sono tutti i Pokémon della quinta generazione che possiamo trovare nelle varie uova. Ma andiamo avanti, non è finita qua. Dopo aver affrontato dozzine di raid, Candela ha scoperto che sarà possibile sfidare Lillipup, Patrat e Klink nei raid. Bam, ragazzi, molto bene! Allenatori, quindi tenete presente che non ci sono segnalazioni riguardanti la comparsa di Klink selvatici al di fuori dei raid. Ecco la pecca, lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. E in seguito ad alcuni viaggi e a ricerche meticolose, Blanche ha segnalato che alcuni Pokémon selvatici compaiono solo in determinate parti del mondo. Qua, allenatori, attenzione, perché stiamo parlando di regionali, i nuovi regionali della quinta generazione. Unitevi a noi per dare a loro il benvenuto. Vediamo, allenatori, chi sono e dove sono. Asia, Pacifico, Passage. Cos'è, un po' con francese, alla francese? Il Pokémon Shimperba. Quindi, già qua non si capisce niente, ragazzi. Vi metterò, come al solito, un'immagine sua, così almeno da inquadrarlo. Invece quello che ci interessa a noi, eccolo qua, Europa, Medio Oriente, Africa e India, Pensar, il Pokémon testa calda, quindi qua si parla già di fuoco, ragazzi, di tipo fuoco. Americhe e Groenlandia, Pampur, ecco, magari questo l'ho detto giusto, Pampur, uno un po' dei più semplici da dire, il Pokémon annaffiatore. Dovrebbe essere un Pokémon di tipo acqua, che si capisce, sarà così?
Dopo vediamo emisfero occidentale, Itmor, il Pokémon formichiere, e infine emisfero orientale, Durant, il Pokémon ferformica. Bam ragazzi, finalmente quinta gen! E anche qui ho già capito, allenatori, che a meno che si va in vacanza in queste nazioni, non ne vedremo neanche mezzo degli altri regionali. Noi, come detto, abbiamo Pinsir. Ma la news non è ancora terminata, abbiamo ancora due punti. Perché adesso, ragazzi, parliamo di Shiny. Ecco qua, se siete fortunati potreste incontrare Patrat e Lillipup cromatici. Come avevamo letto nella scorsa news in cui annunciavano le tre week, la prima, seconda e terza di questo mese di settembre, ecco qua che possiamo incontrare Patrat e Lillipup Shiny. E si parla anche di strumenti, perché in più a tutte le pietre evolutive che abbiamo, come l'ultima che hanno inserito la pietra Sinnoh, ora ragazzi arriva la pietra Unima. Questa pietra evolutiva nera e bianca consentirà ad alcuni Pokémon di evolversi. Fino a qua ci eravamo arrivati. Provate a usarla su Pokémon come Lampert e scoprite cosa succede. Questo oggetto può essere ottenuto nelle scoperte straordinarie. Quindi allenatori, se volete ottenere questa nuova pietra evolutiva di Unima e fare evolvere un Pokémon, dovete effettuare come sempre, come ogni giorno, i timbri giornalieri per riscuotere il premio settimanale. Perché, come detto qui, questo oggetto può essere ottenuto nelle scoperte straordinarie, quindi più o meno uno a settimana, sempre che ci vada bene. Concludiamo con altri Pokémon originari della regione di Unova, saranno disponibili su Pokémon Go in seguito agli aggiornamenti che il professor Willow condividerà nelle sue ricerche, quindi preparatevi a incontrarli presto. Avanti allenatori, Unova ci aspetta, andiamo! Allenatori, sono veramente felicissimo per questa novità, finalmente dei nuovi Pokémon, sì! Mi sono soffermato un attimo nell'immagine che hanno messo e presumo, ragazzi, che molti di questi, o magari tutti in questa immagine, in questa foto, siano i Pokémon che stanno per rilasciare, quindi molto belli. Snivy mi pare si chiami, dopo gli altri lì accanto saranno gli altri due starter, quindi davanti abbiamo i tre starter e dopo dietro, ragazzi, non li conosco, anche se abbiamo letto i loro nomi sotto, non saprei identificarli. Ma va bene così, lasciamoci sorprendere. Allenatori, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento. E c'è qualche Pokémon della quinta generazione che aspettate con ansia? Scrivetemelo sotto nei commenti. E per oggi da Gamer Joe è veramente tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao allenatori! Ah, dimenticavo, buona caccia per la quinta gen!